Siamo nelle colline di Arezzo, dove si sta svolgendo il terzo Memorial Sergio Rentini, nel lago Bella Vista. La gara è appena iniziata e stanno partecipando svariati agonisti a livello italiano. Abbiamo il team di Soffritti, di Verbania, l'Alta Pinus, il Chimera di Arezzo e molte altre società. Divertimento è bello, basta pescare sui mazzi a galla con una calata 1-2, basta lanciare e ogni lancio un pesce. Contano slamarle oggi, una gara con mazzi molto mucchiati sulla parte sinistra del lago, vada come vada. Fin da piccola andavo con mio fratello e mio zio all'Arno, quindi pescavo giusto le alborelle, non è che poi ho conosciuto il mio fidanzato e mi ha portato un po' sulla trota e quindi ho iniziato a pescare anche trota lago. Avendo avuto qui a San Giustino un grandissimo pescatore dei tempi che purtroppo ci ha lasciato, è nato questo Memorial. Ora è il terzo anno e questo Memorial tutti gli anni sembra che cresca bene come gara, riesce sempre bene e allora si sta cercando di andare avanti in questo modo. Oltre a tutte le giornate di pesca facciamo questa gara che ci sembra molto importante di conoscere quello che praticamente a San Giustino Valdarno qua ha creato sia la società di pesca e tutto il resto, ha insegnato insomma un po' tutti a pescare. Noi facciamo solo pesca alla trota, non facciamo carpodromo, solo pesca alla trota e in estivo mosca e spinning ai baschi. Beh, la società è il quarto anno questo, no? Quarto anno che è nata, il quarto anno che sono il presidente, va alla grande direi, siamo sempre più, abbiamo ragazzini giovani che peraltro sono oggi in gara, insieme a mio fratello peraltro e altri ragazzi della società. La manifestazione prosegue bene, essendo il terzo anno, bene, c'è una costante comunque sia come numero di coppie, quindi no, non ci lamentiamo. Insomma. È una manifestazione bellissima, poi io ho anche l'aiutante, devo dire, c'è Mauro May, c'ho le mie amiche che mi vengono sempre a dare una mano, cerchiamo di farli stare meglio possibile.
Questa è una bella manifestazione perché coinvolge molti giovani, molti appassionati, e a noi, oltre, come dire, a consentirci di fare quello che è il nostro mestiere, ci permette di coltivare anche un ottimo rapporto con questa struttura, con il lago e con la società che la promuove, la gestisce. Una collaborazione proficua perché noi in questo lago, come sezione provinciale, realizziamo varie gare dal campionato provinciale in poi a tornei di carattere regionale che permettono sulla pesca alla trota il lago di promuovere questa disciplina. Pesca prevalentemente è con bombardini 10, 12, 8 grammi, i pesci sono a galla, però comunque la pesca per ora diverte, cercheremo di mettercela tutta per arrivare meglio possibile in classifica. Sfortunatamente il pesce si è un po' concentrato nella sponda di fondo lago, quindi i migliori turni si fanno quando si capita lì. E io mi sono trovato molto bene, soprattutto nell'ottavo turno, dove abbiamo fatto 34 pesci. Ce la siamo cavata abbastanza bene e nei secondi 6 turni abbiamo recuperato molto. La gara sta andando bene, l'unico problema è che le trote si sono abbrancate in una parte del lago. Comunque ha reso molto bene il lago, ci stiamo divertendo, ancora siamo in lotta. Beh, allora la gara sta andando bene, le trote mangiano male, molto male, però sì, ci stiamo divertendo. Ho iniziato col nonno, lui andava a pescare molte volte, quando era più giovane io qualche volta venivo con lui ad aiutarlo così, e dopo ho preso la passione, mi piaceva sempre di più la pesca e sono andato avanti così, diciamo.